Liturgia, quindicesima settimana, tempo ordinario, anno dispari, sabato. Esodo, una parola magica, cioè ricca di un significato profondo che riguarda un popolo, ma riguarda anche ormai ciascuno di noi. Allora gli israeliti partirono dall'Egitto. Avevano pasta non lievitata. Erano cacciati. Si allontanavano da 430 anni. Erano in Egitto. E c'è come un richiamo forte, secondo Dio, ma secondo anche la natura, un popolo in cerca di libertà. E il Signore indica quel giorno, quella notte, come notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti, coloro che si allontanano da una terra di schiavitù, sempre, di generazione in generazione. E anche il nostro ricordo di quel momento in cui il Signore, per grazia sua, ci ha chiamato, ci ha fatto uscire dalla schiavitù, del peccato. Bisogna far memoria di questo, ricordare, ringraziare, amare e vivere ancora l'esodo personale. Sì, un popolo è vissuto così. Ormai ogni uomo non può non vivere l'esodo. La Chiesa ha fatto proprio questo messaggio, lo vive insieme alla Pasqua. L'esodo è la prima tappa verso la libertà, è il primo passo. Gesù è la nostra Pasqua, con Lui il nostro esodo. Passare da questo mondo al Padre. Il nostro esodo completo è verso Dio, dal tempo all'eternità, l'esodo completo. Nel Vangelo, il Vangelo di Matteo, vediamo che i farisei uscirono. Questa parola si usa per l'esodo, uscirono. Tennero consiglio contro Gesù al fine di farlo morire. Farisei di ieri e di oggi è il loro esodo di morte, è la loro morte. Gesù si allontana da loro. Gesù, per chi lo segue, dona salvezza, compie miracoli. Una salvezza profonda che si può comprendere soltanto dopo tutto il mistero pasquale che è fatto di morte e risurrezione. Questo è l'esodo, questa è la Pasqua. L'Evangelista Matteo ricorda il profeta Isaia per farci comprendere il significato profondo della missione di Gesù. È il servo di Yahweh, è l'amato, il prescelto, in lui il Padre si è compiaciuto, in lui il Padre ha donato da sempre per sempre lo Spirito Santo che sarà dato tramite Gesù anche a noi. E questa giustizia, giustificazione, santificazione è la speranza di tutti i popoli, la salvezza, l'esodo finale con Gesù verso il Padre, con Maria insieme a Gesù, la Pasqua insieme al suo figlio, con lui ha camminato, con lui è nella gloria e attende che il nostro esodo sia
tramite il suo cuore in Gesù.